Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina, e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano i deliziosi crackling. Queste delizie veramente ragazzi sono stratosferiche e letteralmente dal francese significherebbero cracker, quindi sono una nota croccante che viene aggiunta ai bignè, che già da soli sono favolosi. È una specie di pasta frolla che sormonta i bignè e in cottura gli dà una croccantezza e un aspetto estetico veramente stupendi, dando l'effetto quasi dell'amaretto. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 60 g di farina 00, 60 g di zucchero di canna integrale biologico e 50 g di burro di qualità a temperatura ambiente. Per prima cosa abbiamo trasferito il burro in una boule più capiente e adesso ci aggiungiamo lo zucchero e mescoliamo per bene finché i due ingredienti non si saranno amalgamati alla perfezione. Giunti a questa consistenza aggiungiamo tutta la farina e mescoliamo per bene finché non si amalgama anche lei. Finiti di aggiungere tutti i nostri ingredienti al nostro impasto, prendiamo due fogli di carta da forno. Uno lo mettiamo sotto e sopra ci aggiungiamo il nostro impasto, l'altro lo mettiamo sopra, facciamo una leggera pressione con le mani, poi aiutandoci con il mattarello lo stendiamo finché non avrà raggiunto un'altezza di 2-3 mm. Raggiunta l'altezza desiderata, mettiamo tutto in freezer per 45 minuti. Mentre il nostro crackling sta riposando in freezer, noi ci occupiamo della pasta choux e per essa ci serviranno 75 g di farina 00, 120 ml di acqua, 50 g di burro di qualità, 2 uova medie con peso complessivo di 110 g senza contare il guscio e un pizzico di sale. Iniziamo mettendo in un pentolino l'acqua, il burro, e il sale. Fatto ciò li lasciamo andare finché non sfiorano il bollore. Quando il tutto avrà sfiorato il bollore lo dovremo subito spostare dal fuoco e aggiungere la farina. Poi mescolare velocemente in modo che essa si incorpori per bene al tutto. Quando avremo finito di incorporare tutta la nostra farina, dovremo ritrasferire il pentolino sul fuoco e lasciare andare l'impasto ottenuto finché non si formerà sul fondo della pentola una leggera patina bianca, per circa 2-3 minuti. Quando sul fondo del nostro pentolino si sarà formata una leggera patina bianca, come potete vedere, e l'impasto è diventato bello corposo e forma una palla senza che noi spingiamo troppo aiutandoci con la palettina, lo dobbiamo trasferire in una ciotola e lasciarlo raffreddare lì. Lo stendiamo così questo processo sarà più veloce. Quando il nostro impasto si sarà ben intiepidito, prendiamo le nostre uova e aiutandoci con una forchettina le sbattiamo per bene, proprio come sta facendo la mia mammina. Fatto ciò, le aggiungiamo veramente poco alla volta al nostro impasto e per mettere la prossima dose dobbiamo aspettare che quella prima si sia assorbita alla perfezione al nostro impasto. Dopo aver aggiunto tutte le nostre uova, la consistenza del nostro impasto deve essere questa. Come potete vedere, forma un triangolo e ciò vuol dire che è pronto. Fatto ciò, lo trasferiamo nella nostra sac à poche. Mentre il nostro crackling sta riposando in freezer, noi ci occupiamo della pasta choux e creiamo i nostri bignè che devono misurare 4,5 cm di larghezza. Finiti di creare sulla teglia tutti i nostri bignè, non ci rimane altro che prendere un coupapasta
e creare dei dischetti di 5 cm. Poi li appoggiamo molto delicatamente sopra i nostri bignè. Continuiamo così finché non finiamo tutto il nostro craquelin. A questo punto cuociamo le nostre craquelin e le cuociamo a forno normale 180 gradi per 30-35 minuti, ossia fino alla doratura. Ed ecco qui i nostri craquelin appena sfornati. Adesso li lasciamo raffreddare, possibilmente su una griglietta. Mentre le nostre craquelin si stanno raffreddando, vediamo assieme l'ingrediente per il loro ripieno, ossia della crema mousseline. Per chi non avesse visto il nostro video, si guardi per bene il link in descrizione. E finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio e per prima cosa tagliamo la parte superiore dei nostri craquelin. Come potete vedere sono vuoti dentro, questa cosa è molto importante. Poi prendiamo la nostra crema mousseline che abbiamo trasferito in una sac à poche e li riempiamo per bene. Ci aiutiamo con una mano così la stesura sarà uniforme. Facciamo anche un leggero cappellino sopra. E poi li chiudiamo. Ecco qua i nostri craquelin. Continuiamo così finché non li finiamo tutti. Ma guardate che meraviglie di craquelin che ci sono venute, ragazzi! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio. E adesso ci gustiamo queste delizie di craquelin. Mamma mia che buone! Ragazzi, veramente sono stupende! Sono super croccanti, buone! Proprio questa craquelin che abbiamo messo sopra gli dà un gusto e una croccantezza in più. Poi anche un aspetto spettacolare. Poi c'è anche la crema mousseline che con la sua cremosità e con il suo retrogusto di mandorle e nocciole caramellate completa il tutto. Insomma ragazzi, veramente sono stupendi, assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!